Nel settembre 1483 nasce Martin Lutero, il padre della riforma protestante, l'autore delle 95 tesi di Wittenberg, che così profondamente mineranno il potere temporale e spirituale del papato di Roma. Il luteranesimo nega la transustanziazione, ovvero la trasformazione nella liturgia eucaristica del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, il ruolo intercessore della Chiesa e il valore salvifico delle opere buone, portando avanti la teoria della giustificazione per fede. Lutero muore il 18 febbraio 1546.